E bentornati in diretta, io sono di nuovo Alessio Iacona, con me c'è Massimo Mantellini, esperto di internet, di rete, di cose della rete, nonché vecchia conoscenza di tutti quelli che in Italia navigano la rete, la frequentano a un certo livello, diciamo così. Siamo qui per parlare di giornalismo e innovazione, diciamo così, dal punto di vista di chi la rete la frequenta da molto tempo, ha visto cambiamenti arrivare, qualcuno è stato colto, qualcuno è stato mancato, qualche modello è stato sviluppato nella maniera giusta, c'è ancora molto da fare. Allora, Massimo, comincerei chiedendoti, in un contesto come questo, che è quello di Repubblica delle Idee, dal tuo punto privilegiato di osservatore, a che punto siamo, diciamo così, nel mondo del giornalismo italiano rispetto all'innovazione, come viene applicata, dove viene applicata, se viene applicata l'innovazione nel giornalismo italiano? Beh, il discorso è complicato. In ogni caso, questo esempio, secondo me, questo evento dove sono assieme molti aspetti differenti e non strettamente legati al giornalismo, già di per sé ci dice una cosa, che tutto è cambiato da un punto di vista del contesto. I giornali una volta erano un ambiente chiuso nel quale c'era una redazione, tutta una specie di liturgia abbastanza chiusa e consolidata, c'erano le agenzie di stampa, erano un mondo. Poi questo mondo improvvisamente è stato costretto a prendere qualche decisione perché il mondo intorno a loro cambiava, no? Le persone hanno cominciato a comprare meno i giornali di carta, i modelli di business sono andati un po' a carte 48, per cui un evento come questo è uno dei segni del cambiamento dei giornali, che non sono più soltanto quella cosa lì, ma sono diventati una specie di punto di collegamento di mille esperienze diverse. Se tu guardi il programma di Repubblica delle Idee, ci sono gli aspetti che riguardano l'innovazione, quindi le start-up, tutte cose che apparentemente con la redazione di un giornale c'entrerebbero poco, ma in realtà oggi c'entrano molto. Se guardi i modelli di business dei grandi giornali, vedi che tutti quanti in tutto il mondo tendono ad allargare la propria visuale ed uscire dal prodotto, semplicemente perché il prodotto di per sé stesso non è più sufficiente. Quindi, in questo senso qui, l'esperienza di Repubblica, che è uno dei giornali che più ha sperimentato in questi anni e fa un po', francamente, da orientamento generale per gli altri editori, è un'esperienza importante. Ecco, noi che c'eravamo sappiamo che però il processo di cui Repubblica si fa testimone oggi è un processo che è cominciato diverso tempo fa, che è cominciato nel momento in cui la rete è diventato non soltanto una vetrina, ha smesso di essere una vetrina e si è trasformata in qualcos'altro, grazie a tecnologie abilitanti che consentivano a più persone di pubblicare contenuti, di far sentire la propria voce, si sono sviluppati nuovi modelli di comunicazione, si sono aperte nuove prospettive, insomma, io lo sai che mi riferisco ai blog di cui si parla sempre meno, perché fanno meno notizia, ma che sono sempre lì, sono sempre 180 milioni nel mondo, ce ne sono molti attivi, alcuni sono diventati vere e proprie testate giornalistiche. Ecco, il cambiamento che oggi si impone ai giornali e che sta trasformando i giornali, diciamo così, più lungimiranti, però è cominciato 10-15 anni fa, noi ce l'avamo, no? Sì, è cominciato così ed è cominciato come sempre con qualche fraintendimento, nel senso che tutte le volte che c'è una cosa nuova abbiamo questa necessità di prendere le misure, no? Quando nacque il blog, ormai sono 15 anni, sembra ieri, come si diceva una volta. In quel momento lì ci fu un momento in cui il mondo dell'editoria in generale, specialmente in paesi poco digitali come l'Italia, ebbe una specie di reazione di ripulsa, non so come chiamarla, insomma, come dire, questi vengono a portarci via il lavoro, no? La gente leggerà domani i blog e smetterà di leggere i nostri giornali e quindi di partecipare al nostro ambiente economico. Questo ovviamente non è successo, è successo il contrario, nel senso che quel tipo di editoria, quel tipo di apporto, è entrato all'interno di un mondo molto più ampio, che è quello di cui stiamo parlando oggi. È entrato lentamente con tutti i freni e con tutte le perplessità che normalmente i modelli economici di riferimento hanno nei confronti della rete. È successo con la musica, succede con l'editoria, con i libri elettronici, insomma, c'è una specie di risposta automatica, per cui quando il tuo ambiente viene in qualche maniera contaminato, c'è questa specie di reazione. Ovviamente i blog non hanno ucciso il giornalismo, non credo non ne avessero nemmeno intenzione, insomma, fin dall'inizio.
i giornalisti non moriranno nonostante Beppe Grillo e i suoi anatemi di molti anni fa, però certamente l'ambiente informativo si è ampliato moltissimo. E se da un punto di vista del business succedono queste cose, vale a dire Repubblica comincia a guardarsi intorno e fa altro rispetto ad essere una redazione che si occupa soltanto di questo, anche il lettore è cambiato, per cui i modelli di riferimento ai quali chiunque oggi può accedere sono talmente tanti che ognuno può costruirsi una specie di dieta personale, e questo indipendentemente dal modello economico di riferimento. Ecco, una delle cose che si dicevano dei blog, uno dei grandi pregi di questo strumento, che non è altro che uno strumento di pubblicazione online che semplificava, diciamo così, il go live dei contenuti per le persone che non conoscevano l'HTML, che quindi ha dato voce a chi altrimenti non l'avrebbe mai avuta, uno dei meriti è stato quello di trasformare le persone in qualcosa di più che dei semplici ricettori di informazioni. Sono diventati anche delle antenne trasmittenti, no? Ricevevano delle informazioni, prima le rilanciavano, poi cominciavano a masticarle, a trasformarle, poi a arricchirle. Alcuni di loro di questo hanno fatto un percorso importante che è diventato qualcosa di più. E quindi in qualche modo ha cambiato profondamente l'audience che lo usava nella maniera più virtuosa possibile. Questo però non è altrettanto vero quando si parla di contenuti che vengono veicolati attraverso i social network, per il limite che alcuni social network hanno. Per esempio Twitter è dove scorrono le notizie, però scorrono molto brevi, molto contratte, in 140 caratteri. Su Facebook c'è più spazio, ma comunque si mantiene una certa superficialità. Cioè le sfide che i nuovi canali pongono a chi fa informazione come a chi la fruisce sono sostanzialmente riuscire a individuare le notizie, ma poi avere ancora la voglia di andare dentro, in qualche modo di evitare la banalizzazione di un fatto piuttosto che di una storia, piuttosto che, e questo ancora non si è capito bene come uscire, perché poi il pubblico è su Facebook, no? Non lo so se sia molto vero, perché se tu guardi i numeri dell'accesso ai siti di news italiane negli ultimi anni e li guardi prima e dopo il boom di Facebook, che è stato alcuni anni fa, quando molti milioni di persone hanno cominciato ad accedere alla rete andando quasi esclusivamente su Facebook, vedi che le pagine viste di questi dei siti editoriali non sono poi diventate così più lette. È vero che parte dell'informazione editoriale è per forza di cose finita sui social network, però è anche vero che c'è stata una contaminazione molto forte, ed è tutto sommato un po' la contaminazione che avevano portato i blog, cioè chiunque può filtrare nella maniera che ritiene ogni tipo di informazione. È ovvio che su Facebook troveremo una quantità enorme di notizie non verificate, molte Fidel Castro è morto 7 volte o cose di questo tipo, ma è anche vero che il problema diventa il problema del filtro, cioè il problema culturale di capire individualmente, e questa è una responsabilità del lettore, non dell'editore, quali fonti siano affidabili e quali no. Questo lavoro qui non può essere imputato in grande maniera agli editori, ma a una specie di cultura di rete che deve essere un po' ampia. Ecco, una cultura che va creata, una cultura che si può creare attraverso internet, attraverso l'uso stesso della rete, ma alla fine poi chi è il formatore, chi è il responsabile della diffusione di questa cultura? Una bellissima domanda. La ringrazio per la domanda. Dalla risposta molto complicata, perché purtroppo c'è una specie di grammatica che riguarda l'utilizzo delle reti di computer, ed è una grammatica che si impara un po' alla volta, e o in alternativa può essere insegnata, ma a scuola per esempio, e quindi questo tipo di lavoro di intelligenza che viene portata dentro le reti digitali non può né essere improvvisato né essere preso sotto gamba, per cui è un percorso lungo in un paese come il nostro, dove abbiamo l'aggravante ulteriore che c'è una quantità molto rilevante di italiani che non accedono alla rete, ma non perché non arriva la DSL, ma perché semplicemente non hanno interesse. Ecco, il grande problema culturale che riguarda anche i giornali e la fruizione dei contenuti che l'editoria propone è quello di avere un lettore che sia informato degli strumenti che ha a sua disposizione. Questo è un problema grosso. Ecco, ora, perché diciamo così questo processo continui, perché continua a svilupparsi e a cambiare il modo in cui fruiamo le informazioni, così come il modo in cui vengono prodotte e vengono distribuite, perlomeno i giornali devono sopravvivere a se stessi, devono superare questo momento di grande crisi, che non è soltanto una crisi di lettori, ma è anche una crisi del modello di business, cioè della possibilità di generare valore economico rispetto ai contenuti che si producono, allo sforzo che la produzione di questi contenuti richiede.
Ecco, tu che sei un osservatore, diciamo così, anche che spazia un po' in tutto il panorama, che non si ferma soltanto ai confini italiani, vedi che qualche cosa si sta finalmente muovendo in questa direzione oppure siamo ancora lontani dal... Qui c'è un problema di crisi strutturale che riguarda tutto il mondo dell'editoria, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. C'è un'audience che è diventata, per i più bravi, molto ampia, con un ritorno economico non altrettanto ampio. Quindi tutto quello che si sta cercando di fare è cercare di ottimizzare questo rapporto, no? Avere moltissimi lettori che pagano magari poco, ma che possano tenere in piedi il modello economico. In alternativa ci sono alcuni che pensano che ci possano essere pochi lettori che pagano un abbonamento, quindi con un paywall stretto. Mediamente questo equilibrio qui deve essere ancora trovato, ma di nuovo anche in questo conta la percezione che il lettore ha delle informazioni. In paesi come il nostro c'è una percezione molto bassa del valore dell'informazione. Si pensa che le cose che troviamo in rete tutto sommato siano replicabili in qualche altra maniera, per cui domani io comunque troverò le stesse informazioni dello stesso livello. E questo, secondo me, è un limite culturale che dobbiamo cercare di superare. Senti, tu sei un blogger di lunga data, uno dei primissimi blogger in Italia e sei comunque un lettore attento di tutti i giornali. Oggi ti senti più ricco o più povero? No, io mi sento più ricco. Io ragiono sempre quando penso a queste cose, penso a quello che sarà l'informazione domani per mia figlia, che adesso ha 11 anni, e penso che il tipo di informazione che ho a disposizione io oggi, rispetto a quella di 10 anni fa o di 15 anni fa, si sia enormemente arricchita. E questa è una delle ragioni per cui è importante che questo tipo di ambiente venga coltivato, perché essere meglio informati è un valore per tutti. Senti, invece per concludere, abbiamo parlato di massimi sistemi, però poi quando le persone ti ascoltano parlare hanno bisogno anche di qualche esempio più semplice. Tu come filtri? Cioè, come ti muovi in questo mare magno di informazioni? Quali sono i tuoi trucchi? Ma adesso io uso i vecchi feed RSS che sono passati molto, molto di moda, quindi uso un aggregatore, ma uso anche aggregatori, diciamo, umani. Non so, ci sono molti esperimenti come il Post, ma come l'Huffington Post, come molti anche degli esperimenti economici italiani che riuniscono, hanno una redazione che riunisce le informazioni, molte delle quali vengono dalla rete. Lì vengono catalogate quelle più interessanti, fanno per me un lavoro di filtro. Ecco, il ruolo del giornalista come filtro per il lettore, che da molti giornalisti è stato percepito e continua ad essere percepito come qualcosa di leggermente svilente rispetto alla propria funzione precedente, in realtà, secondo me, è il ruolo del giornalismo del futuro, perché ci sono talmente tante informazioni disponibili, avremo bisogno di qualcuno che ce le selezioni in maniera vicina al nostro modo di sentire. Noi non possiamo fare da soli, insomma. Bene, Possiamo fare da soli, ma ci vuole molto tempo. allora io ringrazio Massimo Mantellini che sarà con noi anche nei prossimi giorni, anche con delle interviste, con dei contributi più strutturati, gestiti direttamente da lui. E lancio quello che è il prossimo, contributo, che ancora una volta, il caso vuole, sia mio, perché ho avuto l'opportunità oggi di parlare con Mauro Piccoli, che è uno degli organizzatori dell'evento, che ci ha aiutato a individuare in questo programma ampio, articolato e ricco che interesserà la città di Napoli con la Repubblica delle Idee, ci ha aiutato a individuare quali sono gli eventi e i momenti più interessanti, ma anche ci ha spiegato che c'è, che cosa si nasconde dietro questa iniziativa, qual è il valore che si va a creare e che cosa si vuole portare.